questa è proprio una bellissima partenza, perché la mia infanzia ha avuto un'importanza enorme nella mia biografia, ma anche moltissimo nel mio lavoro. Io sono nata durante la guerra, nel 41, e i miei genitori a un certo punto mi hanno sfollato a Bellagio, che era il paese della famiglia materna. Mia nonna con le sue sorelle aveva un ristorante molto rinomato e molto particolare anche come luogo, perché era su una contrada. Questa contrada era vicino a un imbarcadero e questo faceva sì che la gente passasse di lì e venisse un po' catturata da questo edificio. Durante la guerra ovviamente non c'era turismo, ma era un posto molto iconico del luogo e molto sociale, perché aveva anche il gioco delle bocce. Io ho imparato fin da bambina a giocare a bocce, era bellissimo. Venivano i pensionati, i signori di una certa età a giocare a bocce e a bere il vino. Allora non c'erano cocktail o cose di questo genere, si beveva il vino. Quindi io sono cresciuta in mezzo ad adulti, che erano poi i miei parenti, la mia nonna che mi amava moltissimo, e le prozie, i prozii, il nonno, tutta questa famiglia. Tutti facevano qualche cosa, cioè contribuivano alla gestione di questo esercizio e c'era una cura nelle cose. Ecco, il primo imprinting è stato quello, la cura, perché le tovaglie erano stirate alla perfezione, i tovaglioli erano messi in una certa maniera, la cristalleria, le posate, i bicchieri, tutto era curato e ognuno aveva un suo ruolo e anch'io volevo avere un ruolo, soprattutto quando l'esercizio era in funzione, perché io vedevo queste, le cameriere che portavano i piatti di corsa, via, 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 mi cacciavano sempre via, no? Allora, per farmi stare buona e tranquilla, io avevo 5 anni, mi mettevano a fare i riccioli di burro che venivano serviti col pane. E soltanto che a me riuscivano sempre storti, cioè non riuscivo a fare questi riccioli fatti come li facevano loro. E mi arrabbiavo moltissimo di non poter fare. Io mi dicevo, ecco, quando sarò grande farò anch'io la cameriera. Cioè non è che mi ponevo un problema di... Volevo partecipare, ecco, ed ero molto socievole. Ero l'unica bambina in questo mondo di adulti molto old style, cioè proprio affettivi, c'è cioè una società affettiva.